Natale sotto l'albero, allora lo vogliamo mettere questo Natale sotto l'albero? Noi cerchiamo adesso di metterlo insieme alla nostra ospite Federica Tammarazio, che è collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese ed è con noi in studio. Ciao Federica e benvenuta su RBE, anche se qualcuno secondo me ti conosce tramite la voce, già ti ha già sentito. È probabile, sì. Perché Federica è la, diciamo, la voce che ci racconta anche questo Natale, così come altri progetti legati appunto all'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese, attraverso dei podcast, giusto? Esatto, allora questo è un progetto, possiamo dire così, innovativo per l'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese, perché è un modo per raccontare il patrimonio attraverso appunto il racconto, la voce. Ed è un modo per raccontare il patrimonio uscendo da quello che è il modo solito, quindi scientifico, scritto magari anche. Cerchiamo di essere sempre rigorosi, questo va detto, vabbè, è molto non importante. Non sono in collisione, infatti, le due cose. E c'è questa volontà, insomma, di entrare nelle storie delle persone, nelle storie degli avvenimenti e trasformarle appunto in una narrazione. E il nostro podcast, che è Natale sotto l'albero, attenzione, è dedicato all'albero di Natale. E abbiamo fatto questo percorso narrativo che è diviso in 5 puntate. 5 episodi. Episodi, esatto, dedicati appunto all'albero di Natale, alle sue origini, alla festa dell'albero, a storie dedicate a persone, personaggi che intorno allo sviluppo, al diffondersi dell'albero di Natale in Italia e non solo, sono appunto collegate, a momenti difficili per la vita dell'albero di Natale e anche a ricette e insomma canti, sì. Esatto, una cosa un pochino più leggera. L'avete analizzato in modo trasversale, da vari punti di vista. Sì, diciamo che questa così modalità di raccontare si porta dietro un percorso abbastanza lungo. Abbiamo cominciato a studiare, tra virgolette, i documenti, ad analizzare, a raccoglierli anche già da settembre, e abbiamo fatto proprio un percorso di ricerca negli archivi dei concistori, nei fondi di famiglia, per esempio nel fondo della famiglia Juvalta della Società di Studi Valdesi, e abbiamo trovato una serie di documenti che ci aiutavano proprio a raccontare la presenza dell'albero di Natale, gli usi, le tradizioni, i costumi. E appunto lo ridico perché è davvero, per me è stato così una scoperta, non che abbia scoperto io naturalmente, però una scoperta storica, il fatto che a un certo punto l'albero di Natale fosse diventato una cosa sovversiva, una cosa che in Italia proprio non era il caso di fare. Come mai questa cosa? Non vuoi anticiparci troppo? No, tanto lo racconto velocemente perché proprio si capisce già dal titolo del terzo episodio, insomma, di questa serie, che è, durante il fascismo appunto l'albero di Natale era considerato una tradizione non italica, e quindi straniera, nordica, da evitare, e abbiamo scoperto appunto i perché, i per come e una serie di fatti che appunto era accaduta proprio nelle valli valdesi. Ecco, questa è una piccola anticipazione di quello che potrete sentire all'interno di questi 5 episodi, poi sono brevi, adesso non è che dovete mettervi lì e ascoltare ore e ore, no, perché il podcast è pensato anche per essere piuttosto contenuto. Una cosa piccola, una chicca, una pillola, non superano gli 8 minuti, 8 minuti e mezzo, quindi si possono ascoltare facendo anche altre cose, insomma. Assolutamente sì, li trovate tra l'altro comodamente raggiungibili dal sito patrimonioculturalevaldese.org. in homepage, in prima pagina c'è il modo per accedervi, oppure andate sulla piattaforma Spreaker, esatto. O anche su Spotify, dicevi, esatto, quindi, anche su Spotify, però sì. Cercando in quel caso, cercando Patrimonio Culturale Valdese, perfetto, praticamente il contenitore all'interno del quale ci sono anche gli altri podcast che abbiamo fatto quest'anno, perché abbiamo deciso di metterci un pochino in gioco. Eh sì, perché 2022 per l'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese è stato un anno proficuo da questo punto di vista. Siamo giunti al terzo ciclo di podcast. Esatto, abbiamo rotto il ghiaccio, diciamo così, con un podcast dedicato al 17 febbraio. Poi quest'estate abbiamo raccontato la storia dei sinodi, quindi i sinodi nella storia in realtà, e adesso ci siamo insomma dedicati al Natale. Certo, e tra l'altro scrivere,
pensare un podcast non è neanche cosa così semplice, perché è vero, giustamente tu dicevi, Federica, c'è la documentazione, c'è tutto un lavoro di ricerca, però poi bisogna tradurlo in una formula che possa essere accattivante, no? In una lettura, e non è così immediato. No, non è così immediato, però va detto, dietro questi documenti c'è anche un po' la voglia di raccontarli, e quindi io li leggo, li studio, scrivo, però insieme a me ci sono tutte le persone che formano l'ufficio beni culturali, che hanno grandissime competenze sia storiche sia narrative, quindi è veramente un grande lavoro di squadra. Molto bene, allora ci hai già raccontato una chicca, io te ne chiederei ancora una, così non so, c'è qualche aneddoto che ci puoi anticipare? In realtà volevo dire volevo raccontare la presenza di un ospite all'interno di uno dei podcast. Esatto, abbiamo condiviso racconti, memorie e storie insieme a Lia Yassot, che ha partecipato al podcast dedicato alla canzone Mon Beau Sapin, e quindi è venuta a raccontarci i suoi ricordi personali, la sua esperienza, e sono diventati parte del podcast. Bene, quindi insomma anche allargato a terzi questo momento così di racconto e di testimonianza. Ripetiamo, quindi sul sito patrimonioculturalevaldese.org questo Natale sotto l'albero, cliccate su Scopri di più, lo sto facendo adesso anch'io con voi, funziona, confermiamo, e trovate questo ciclo di appuntamento, questi 5 episodi dei podcast che tu consigliavi di ascoltare con un ordine, giusto? C'è un ordine da seguire? Io l'avevo immaginato così. Aprendo Spreaker, per esempio, il primo è Una ricetta sotto l'albero. Ecco, immaginiamo di ascoltarli al contrario, per esempio. Quindi l'ultimo, La nascita dell'albero, poi L'albero degli artigianelli, L'albero durante il fascismo, e quelli un po' più, leggeri, dedicati un po' al racconto della tradizione, alle modalità di passare il tempo appunto in vista della festa di Natale, alle cose da mangiare, insomma così. E quindi Mon Beau Sapin è Una ricetta sotto l'albero, così, per ultimi. Poi invece ovviamente si possono ascoltare anche in ordine sparso, certo, come si vuole, si possono interrompere, riprendere. Il bello dei podcast è questo, che sono a portata poi della gestione quotidiana, ecco, personale di ognuno e ognuna di noi, e quindi si può davvero scegliere quando, come, quanto ascoltarli. Allora, Natale sotto l'albero, un viaggio tra la tradizione e la storia, sulla scoperta dell'albero di Natale, chissà quante cose si scoprono andandoli a ascoltare, e chissà cosa avete in serbo per il prossimo periodo, ma non si può sapere, ci tiene giustamente il segreto. Intanto godiamoci questa produzione che è arrivata proprio sotto Natale ed è costata tanto lavoro, e tanto lavoro di equipa, anche come giustamente dicevi, Federica. È un bel lavoro di squadra, sì. Un bel lavoro di squadra. Ricordo ancora una volta, quindi, sul sito patrimonioculturalevaldese.org. Grazie a Federica Tamarazzo, grazie, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali, per essere stata con noi. Buon Natale a te e a tutto lo staff. E altrettanto, direi. Grazie tante.